70 centimetri sotto il livello del mare. Magari sai, ti parlano poi bene, dico guarda, è una Venezia. Partendo dal vitigno autoctono per arrivare all'unicità del microclima, all'unicità del prima documentale dei libri, delle ricerche. Voglio che ti parlo. È un vino che sta suscitando la curiosità e l'interesse di tutti i collezionisti di vino del mondo. Infatti oggi, a distanza di quasi un anno dalla disponibilità di questo vino, di queste bottiglie, sono già arrivate moltissime prenotazioni da ogni parte del mondo, perché qualunque collezionista non vuole lasciarsi perdere un'esperienza di questo tipo, sia per l'unicità del vitigno, sia per il rigore assoluto sotto l'aspetto viticolo e anche enologico che dà luogo a questo vino. Si riesce a lavorare a casa nostra con il massimo della tecnologia, quello che fanno loro, perché no, è sempre più niente, nel senso che ci sia lui, ci sia lì. Diciamo, quello che è in più questo vino è la storia, In questo tipo di ricerca non si va a indagare, a ricercare la bontà in senso assoluto, ma il valore aggiunto di questo vino è appunto il fatto che si può bere soltanto in quel posto, che non esiste un collega analogo da altre parti e che la sua espressione è proprio legata a quel territorio. Una sorpresa, una produzione piccolissima per cui pochi avranno il privilegio di assaggiarla, un colore dorato eccellente, soprattutto una sorpresa il sapore rotondo, leggermente verde in fondo e quindi piacevolissimo da bere, molto naturale. I found it very interesting. It had beautiful floral notes and sort of spicy, almost fruit cake-active character with brilliant fruit, but with very balancing acid. And the skin maturation gives it sort of the slight
bitter, almost like the dry touch, which gives it a very good structure. So I was very pleased.